Buongiorno, benvenuti a tutti, day 2, secondo giorno di video online. Allora, oggi facciamo una pratica hatha sui chakra, quindi faremo un riscaldamento e poi ogni posa che facciamo sarà dedicato ad equilibrare i chakra, ogni chakra. Quindi iniziamo con una breve meditazione sui chakra. Ci sediamo sul tappetino con le gambe incrociate. Appoggiate le mani sulle ginocchia e notate se poi avete, diciamo, se il vostro corpo preferisce appoggiare le mani con le palme verso il cielo oppure con le palme rivolte verso il basso. Cioè, che significa verso il basso, magari percepisco questa necessità di un po' più di radicamento per questa pratica, invece con le mani rivolte al cielo percepisco la necessità di un po' più di energia. Quindi chiudete gli occhi, rilassate le mani, rilassate il viso, prendiamo qualche momento per osservare il respiro. Non cerco di modificare o cambiare il respiro, lo ascolto così com'è, da capire poi in quale stato d'anima sono in questo momento. Facciamo un bel inspiro insieme dal naso e buttiamo tutto fuori dalla bocca, smuttando tutte le energie stagnanti del corpo. Ora spostiamo l'attenzione verso il pavimento pelvico, nella nostra radice, dove risiede il chakra Muladhara, il nostro centro di sicurezza e di stabilità. Iniziamo a visualizzare una piccola luce rossa. Spostiamo ora l'interno sguardo verso il sacrale, sotto l'ombelico, il chakra Svadhisthana, associato al colore arancione. Il nostro centro di piacere. Al prossimo inspiro portiamo l'interno sguardo verso l'addome, nel plesso solare, sopra l'ombelico, il chakra Manipura, il nostro centro di potere personale, e visualizziamo la luce gialla. Ora spostiamo l'interno sguardo verso il cuore, il chakra Navata, centro di amore, e visualizziamo la luce verde. E portiamo l'attenzione verso la gola, nel chakra Vishuddha, visualizzando il colore blu, il nostro centro di comunicazione. Porto l'attenzione al terzo occhio, al punto tra le sopracciglia, proprio sopra le sopracciglia, in mezzo alla fronte, il chakra Ajna, e visualizziamo il colore indaco. Questo è il nostro centro di intuito. E infine portiamo l'attenzione alla corona, Astahashra, e visualizziamo il colore viola, il nostro centro di connessione divina.
Ora spostiamo lo sguardo oltre il capo e visualizziamo la luce bianca. E ora questa luce crea quasi come gocce di pioggia. E visualizziamo queste gocce di pioggia bianca che cadono lungo il corpo, dalla testa fino alla radice. E ci danno una sensazione di serenità, di purezza, di equilibrio. Ora portiamo l'interno sguardo verso le mani che porteremo giunte al cuore e osserviamo la nostra intenzione per la pratica. Magari durante la pratica visualizzate ogni tanto lo stesso colore del chakra e può essere che il vostro intuito che vi sta comunicando che c'è un blocco e lavoriamo su questi blocchi durante le pose. Un altro respiro profondo, espira qua. Aprite gli occhi guardando verso più il basso e poi piano piano portiamo il mento alla stessa altezza a livello del pavimento, parallelo al pavimento. Inspira qua, portando le mani verso il cielo, distendiamo la schiena, quindi immaginiamo lo spazio che creiamo tra le vertebre con l'inspiro e espiriamo qua, mento verso lo sterno. La schiena è sempre ben distesa, inspiro ed espiro. Un'altra volta. Ed espira qua. Portiamoci subito qua in posizione del tavolo, le ginocchia all'altezza delle anche e le spalle sopra i polsi. Fermiamoci qua un attimo, riportiamo l'attenzione alla spina dorsale. E mentre respiriamo e creiamo delle onde con la spina dorsale, visualizziamo sbloccando l'energia tra le vertebre. Inspiro, guardo verso il cielo, espiro, rincorro, risucchio l'obliquo, inspiro ed espiro. Un altro paio di volte, magari volete esagerare il movimento, espira. Torniamo al centro, appoggiamo un po' più di peso sulla mano sinistra, fate un respiro, espira, stendiamo la gamba destra dietro e giriamo l'altra destra verso il tappetino. Al prossimo espiro stendiamo il braccio sinistro e guardiamo verso il tappetino leggermente in avanti, cerchiamo di mantenere una linea dritta dalla corona fino all'osso sacro. Inspiro ed espiro qua, l'altra gamba, inspiro, espiro, stendo la gamba e stendo il braccio destro. Faccio pressione con la mano sinistra sul tappetino. Ed espiro giù. Porto il piede destro verso l'esterno, faccio un inspiro, stendo la gamba sinistra, incollo la pianta del piede sul tappetino e porto la mano sinistra verso il cielo. Un altro respiro e all'espiro inizio a trascinare il piede sinistro dietro, piegando il ginocchio. Apro l'anca. Se mi va avvicino il piede e porto il piede sopra la caviglia destra.
Espiro lentamente, torno al centro. Adesso sulla sinistra, stendo la gamba destra, incollo il piede, incollo soprattutto il bordo esterno del piede destro sul tappetino. Assicuro che la mano sinistra sia sopra la spalla sinistra. E ogni volta che mi fermo nelle pose, riporto l'attenzione alla spina dorsale, ad allungare e allineare la spina dorsale. Porto il piede destro dietro, apro l'anca destra verso il cielo, o se mi va, porto il piede dietro sopra la caviglia sinistra. Inspiro ed espiro, torno al centro. Uniamo le gambe qui. Facciamo pressione qua con le dita dei piedi. Iniziamo a spostare il peso indietro sui talloni. Cerco di mantenere i talloni vicini. Percepisco un attimo le sensazioni, l'allungamento nelle caviglie. E se mi va, posso camminare indietro, mi siedo sui talloni. Ischi sui talloni. E chiudo gli occhi, faccio una piccola scansione dei chakra. Magari visualizzando all'inspiro l'arcobaleno partendo dal colore rosso e all'espiro verso il basso partendo dal colore viola. Un altro respiro. Riportiamo le mani sul tappetino. Adesso appoggiamo il collo del piede sul tappetino, spostiamo il peso indietro, facciamo del respiro ed espira qua, solleviamo le ginocchia dal tappetino. Possiamo fare due ruoli in questa posizione, un po' più leggero, o camminiamo dietro. Un altro respiro, espiro le ginocchia giù, riporto le mani sul tappetino, faccio un bel inspiro, le mani dal cielo, espiro, incrocio le mani dietro la schiena, cerco di unire le palme, inspiro, strizzo i glutei, apro, espiro qua, porto la corona sul tappetino, vendo verso la gola e faccio stendere le braccia e allungo il collo qua, inspiro su, espiro davanti, un'altra volta inspiro su, espiro davanti, inspiro su ed espiro qua, mani al cielo, espiro, cammino in avanti, posiziono le mani per Adho Mukha Svanasana, cane testa in giù, le dita allargate, premo, faccio pressione con i palmi delle mani ed espiro, porto il bacino verso il cielo e fate qualsiasi movimento qua necessario per svegliare un po' il vostro corpo. Non cerchiamo subito di fare dei movimenti troppo statici. Diamo il tempo al nostro corpo per svegliarsi. Stendiamo le braccia, distendiamo la schiena dorsale. Inspira, guardate tra le mani, piccoli passi in avanti. Inspira, stendo la schiena. Espiro giù. Mani al cielo. Espiro, mani al cuore. Facciamo un Surya Namaste. Espiro, mani sul tappetino. Se c'è dolore nella schiena, possiamo piegare le ginocchia. Inspiro, faccio un passo indietro col piede destro. Abbasso il ginocchio, strizzo il gluteo destro. Inspiro, mani al cielo. Oppure mani al cuore, come volete. Inspira, espiro le mani sul tappetino, faccio un passo indietro e poi torno in avanti, ginocchia,
petto giù in alto la schiena. Inspiro, espiro su. Inspiro, espiro bacino al cielo. Guardiamo in avanti, passo in avanti col piede destro, abbasso il ginocchio sinistro, strizzo il gluteo per proteggere la schiena, allungo il respiro dorsale e poi espiro le mani sul tappetino e faccio un passo in avanti. Stendo la schiena, espiro, petto verso le cosce, mani al cielo, espiro le mani al cuore. Abbassiamo le mani qua in Tadasana, piedi alla larghezza delle anche. Chiudete gli occhi. Immaginiamo delle radici sotto i nostri piedi, delle radici rossi che ci connettono alla terra. Immaginiamo delle radici bianche sopra la testa che ci collegano alla nostra divinità. Al prossimo inspiro strizzo ogni muscolo del corpo tranne il viso, rimango qua. Espiro, mi rilasso. Inspira, strizzo, ed espira, mi rilasso. Un'altra volta. Espira. Porto le mani sulle anche e immagino incollando i quattro angoli del piede sinistro sul tappetino, artigliando le dita dei piedi sul tappetino. C'è sempre un micro piegamento nel ginocchio, da poter proteggere l'articolazione, di attivare il muscolo. Porto le dita del piede destro sul tappetino, strizzo gli addominali, glutei, porto l'attenzione ai chakra, faccio il respiro e trascino il piede destro all'interno del polpaccio. Allora è importantissimo trovare un drishti, focalizzare lo sguardo su un punto fermo. Quindi Vrksasana, lavorando sul chakra della radice. Se mi va, posso prendere il piede destro e appoggiarlo all'interno, coscia sinistra. Attivo la gamba sinistra e posso portare anche le mani al cuore. E lavoro con il mio respiro. Magari per oggi mi va bene qui, perché io oggi voglio portare le mani sopra la testa, unire le mani. Provo a chiudere un occhio, oggi per me, mi sa che non è giornata, proviamo l'altra e magari provate tutte e due giusto per un secondo e poi lentamente scendiamo giù. Facciamo un bel respiro profondo, mani al cielo, espiro le mani al cuore, mi centro un attimo, mani sulle anche, attivo il muscolo, incollo il piede, piede sinistro sul tappetino, facciamo il respiro, provo il drishti e lo sguardo non si sposta da lì. Porto il piede all'interno del polpaccio destro. Se il mio corpo me lo permette, porto il piede un po' più su e porto le mani al cuore. Visualizzo le radici rossi, il radicamento sulla terra e provo di nuovo a intensificare in qualsiasi modo, magari per rimanere lì. Oggi non è giornata per chiudere gli occhi e va bene così. Ascoltate il vostro respiro e poi usciamo lentamente dalla posa. Facciamo un bel respiro profondo, espiro le mani al cuore, mani sulle anche, allarghiamo i piedi qua e giriamo il talone verso l'interno più o meno circa 45 gradi.
Allora, il booster, immaginiamoci, è una crosta pane, quindi scendiamo con l'osso sacro giù, allarghiamo le ginocchia e risucchiamo l'ombelico, portiamo le mani al cielo, espira qua e strizzo le scapole. Inspira le mani al cielo, espiro giù, lavorando svaghiscere. Immagino il colore arancione, espira giù, proprio il punto del sacrale, inspiro, espiro giù. Rimango qui, oppure inspiro il tallone destro su, espiro giù. Inspira a sinistra su, espira giù. Inspiro destro, espiro giù. Inspiro sinistra, espiro giù. Un'altra volta, inspiro destra, sinistra. Inspira le mani al cielo, espira qua, piedi paralleli, lasciamoci andare un attimo qui abbracciando i gomiti e dondolati con destra e sinistra. Lasciatevi andare un attimo, rilassate le spalle, pieghiamo le ginocchia, inspira le mani al cielo ed espira le mani al cuore. Portiamo l'attenzione adesso sul chakra Manipura, visualizziamo la luce gialla nel nostro centro di potere. Giriamo il piede destro verso la fine del tappetino, stendiamo le braccia, espira qua, Virabhadrasana 2. Quindi in questa posizione è normale che il busto si gira verso la gamba piegata. Cerco di spingere l'anca sinistra dietro e il ginocchio destro verso l'esterno. Strizzo il gluteo qua per rinforzare la gamba. Un altro respiro. Portiamo le mani sulle anche, giriamoci verso la gamba destra piegando il ginocchio, portiamo le mani al cuore, espira qua, quindi focalizzo lo sguardo e portiamoci in Virabhadrasana 3, piego il ginocchio e lentamente stendo la gamba sinistra. Se è troppo impegnativo, possiamo appoggiare le mani un attimo sul tappetino. Inspira, espira, torniamo in Virabhadrasana 2. Mani al cielo, espira adesso verso la sinistra, riposiziono il corpo, faccio un respiro, espiro giù. Stendo la gamba destra, incollo bene i piedi sul tappetino e allungo la spina dorsale con l'intenzione di sempre creare spazio tra le vertebre. Un altro respiro, espira adesso, giriamoci verso la gamba sinistra, mani al cuore, trovo il punto di riferimento, facendo un respiro, trascino il piede dietro, gamba destra, si solleva il tappetino. Espira, torniamo in Virabhadrasana 2. Mani al cielo, espira le mani al cuore. Riporto l'attenzione sul chakra Manipura. Poi faccio questo movimento con i piedi, talloni unita, riporto i piedi verso il centro. Allora, appoggiamoci qua sul tappetino, in quadriglia. Portiamo l'attenzione un attimo verso il cuore. Visualizziamo il colore verde. Percepisco la luce verde che espande oltre
il corpo fisico e poi inizio a camminare in avanti con le mani in Anahatasana. Magari devo anche camminare dietro con le ginocchia, le anche sono parallele alle ginocchia, inarco la schiena, cammino in avanti e appoggio la fronte sul tappetino. Se sento tantissima tensione alle spalle, posso aprire un po' di più le braccia. Appoggio la fronte e respiro. Se non crea problemi al collo o alle spalle, posso scivolare le mani in avanti, appoggiare il mento sul tappetino, giusto per qualche respiro. Inspira, espira, appoggiamoci sul tappetino per un attimo, appoggiate la guancia sul tappetino, pieghiamo le gambe e dondoliamo le gambe destra e sinistra. Stendiamo le gambe qua sul tappetino, pieghiamo la gamba destra nel piede, incolliamo l'anca sul tappetino e respiro. Portiamo il tallone verso la coscia senza sollevare le anche dal tappetino. Al prossimo respiro lascio scendere la gamba e prendo l'altro piede, incollo le anche, faccio un inspiro e respiro tallone al gluteo. Espiro qua. Mani sotto le spalle, allargo le ginocchia, unisco gli arci, faccio un respiro. Espiro dietro in balasana. Poi srotoliamoci su, lavorando ora, portando l'attenzione verso la chakra, il chakra della gola, Vishuddha. Pieghiamo il tappetino tra il vuoto, oppure mettete una coperta sotto le ginocchia. Chi non ha i blocchi a casa, vi faccio vedere la prima opzione. Allora, Ustrasana, vogliamo tenere le anche parallele alle ginocchia. È un'apertura del cuore della gola, quindi vogliamo pensare piuttosto a distendere la schiena e aprire dalle spalle, quindi dobbiamo strizzare il lavoro dei glutei. Quindi proviamo adesso, giusto a riscaldare un po' i glutei e le cosce. Allora, inspiro, ci minchiamo dietro senza inarcare la schiena dorsale rimane dritta, ben dritta. Inspiro dietro, strizzo. Espiro avanti. Inspiro. Espiro. Un'altra volta inspiro. E schiocco. Espiro. Allora, adesso due opzioni. Possiamo portare le mani dietro la schiena in questo modo. O anche qui l'importante è di strizzare i gomiti verso l'interno. Quindi trovate la posizione che va bene per voi. In questa posizione immagino la schiena che si allunga nella stessa linea dove puntano le dita, quindi faccio un inspiro, apro, strizzo i glutei e apro qui e rimango qua. Continuo a strizzare i glutei, inspira, espira giù, rilassate un attimo. Chi ha problemi nella parte lombare della schiena, come me, lo sentirà molto pesante questa cosa, però è molto, gli inarcamenti sono molto molto efficaci invece per la schiena. Quindi facciamo sempre questa controposa di rincollare la schiena prima di riprendere. Chi invece ha i blocchi può portare i blocchi all'esterno delle caviglie, mani dietro la schiena. Inspira, quindi su, apro, quindi o rimango qua,
chi ha il blocco, un libro, qualcosa, può aprire e appoggiare la mano sul blocco. L'importante è poi di riportare la spalla verso il cielo. Quindi eventualmente con due blocchi apro, posso anche abbassare i blocchi o posso rimanere qui. Espira qua, porto l'attenzione alla gola, scendo lentamente giù in Balasana, sposto i blocchi, allargo le ginocchia, la tensione sulla gola e mi stendo sul tappetino. Rimanete lì e ora portate l'attenzione verso il chakra Ajna, il terzo occhio, appoggiando sul tappetino e visualizzate il colore indaco. Faccio l'inspiro, torno in quadrupedia e espiro, cane testa in giù. Quindi il chakra Ajna punta verso il tappetino. Allargate i piedi qua. Quindi appoggiando l'esterno del piede sul bordo del tappetino, faccio un respiro, espiro la mano destra dietro la schiena. Riporto sempre l'attenzione verso il chakra Ajna, mezzo alla fronte. Cerco di bilanciare il peso. Inspira, espira mano destra giù. Inspira. Espira a sinistra, dietro la schiena. Ed espiro giù. Riportiamo i piedi alla piazza delle anche. Scusate, adesso da qua abbasso i gomiti sul tappetino. Incrocio le mani. E punto la corona verso il tappetino. Quindi posso rimanere qua con le mani incrociate oppure in questo modo, con le braccia parallele. Chi ha il verticale nella pratica può praticarlo adesso per raggiungerlo, altrimenti facciamo un inspiro, espira la gamba destra su. Inspira ed espira giù. Inspira, espira a sinistra. Ed espira giù. Ginocchia sul tappetino, portiamo le mani dietro sopra i piedi. Appoggio la fronte sul tappetino. Chi vuole ripetere la sequenza può farlo adesso oppure rimaniamo qui per un altro minuto in Balasana. Svolgiamoci su, spalle dietro e appoggiamo le mani sulle cosce. Percepiamo le sensazioni, le vibrazioni nel corpo. Il prana che fluisce verso l'alto. E la pana che fluisce verso il basso. Riporto l'attenzione ai chakra. All'inspiro parto dalla radice, colore rosso. Inspiro con l'arcobaleno fino al colore viola. E espiro dalla bocca,
fino alla radice. Apriamo gli occhi, stendiamo le gambe sul tappetino, incollo gli ischi sul tappetino, strizzo le cosce, sollevo i talloni dal tappetino, strizzo gli addominali. Inspiro le mani al cielo e rimango qua respirando. Quindi, per tenere la schiena ben perpendicolare al tappetino, bisogna strizzare, quasi mandare il petto in avanti. Se è troppo per le braccia qua, posso tenere le braccia in avanti. Continuo a strizzare e respirare. Respiro quando lascio andare. Finiamo qui per oggi, stendiamo le gambe e adesso portiamo i piedi verso il cielo e le braccia parallele alle gambe. Incolliamo le scapole sul tappetino e rilasso le caviglie e i polsi. Lascio i piedi e le mani rivolgersi verso l'interno. Sentirò sicuramente un po' di vibrazioni nelle gambe e trovo questa via di mezzo tra tenere tensione e rilassamento totale. Se sento dolore nella schiena, piego le ginocchia e porto l'attenzione adesso lungo la spina dorsale, in quei punti dove si trovano i chakra, quindi la radice, il colore rosso, il sacrale, il colore arancione, il plesso solare, il colore giallo, il cuore verde, la gola blu, il terzo occhio indaco e la corona viola. Un altro respiro, espiro qua, abbraccio le ginocchia e faccio dei cerchi con le ginocchia destra e sinistra, oppure dondolo le ginocchia semplicemente destra e sinistra. Strizziamo tutto al centro, faccio un respiro. Espira qua in Shavasana. Faccio un altro po' di respiro alla bocca, se ne ho bisogno. Non trattenete il respiro in questo momento, il vostro corpo è sul modo di scaricare, di eliminare l'energia stagnante del corpo. Porto l'attenzione oltre il capo e visualizzo di nuovo quelle gocce bianche che faccio scendere piano piano lungo tutto il corpo, passo per passo, fino a quando non arrivano ai piedi. Rimanete lì in Shavasana. Fino a quando non sentite le campane. Thank you.
Quando sei pronto, tenendo gli occhi chiusi, abbraccio le ginocchia e poi girati sulla destra nella posizione fetale, riportandoti lentamente, con calma, rispettando il tuo corpo in una posizione seduta, con le mani unite al cuore. E per l'ultima volta qua, porto l'attenzione alla spina dorsale, immagino lo spazio che abbiamo creato tra le vertebre e tutta l'energia che fluisce in quello spazio, rienergizzandoci e anche scaricando tutto ciò che non ci serve in questo momento. E solo quando avrai smesso di rincorrere le cose sbagliate, che darai una possibilità alle cose giuste di raggiungerti. Namaste.